Ciao amici, mi trovo in vacanza in Puglia, nel Salento, in provincia di Lecce. Mi hanno riferito che qui c'è una masseria abbandonata e c'è anche la chiesa. Ecco, vedete, questa è la mia prima esplorazione in Puglia. Mi trovo qui in vacanza e ho approfittato di venire qui ad esplorare questa masseria che è molto interessante, anche molto grande, vedete, anche dietro, vedete. È enorme. Adesso andiamo a visitarla, andiamo a vedere com'è fatta. È tutta aperta, anche la chiesa è aperta. Oh, mamma mia, chissà che esplorazione ci aspetta, eh? È prima esplorazione in Puglia, vedete? Allora, adesso vediamo questo edificio, il primo edificio. Vedete, qui c'erano le luci. Ecco qua, andiamo a vedere qua dentro cosa c'è. Purtroppo, come vi ho detto nel video che ho fatto al mare qualche giorno fa, purtroppo ho dimenticato gli strumenti a casa e quindi non ho con me K2 RF per rilevare le presenze. Però, vabbè, fa niente. È permesso? Le presenze io le sento lo stesso, anche senza il K2 LRF. È permesso, si può entrare dentro la masseria? C'è un triciclo abbandonato di un bambino. Guarda qui, tutta monnezza. Guarda qui, guarda. Andiamo a vedere di qua che c'è, poi c'è pure il piano di sopra. Andiamo qua che c'è. Tutta monnezza. Questo c'è il cesso. Il cesso. Qui c'erano i cessi e il cesso alla turca, tutto smerdato. E qui un altro cesso alla turca. Guarda che lavandino piccolo, che lavandino. Qua che c'è? Allora, qua si va al piano di sopra. Dopo vediamo se si può andare al piano di sopra. Vediamoci prima il primo piano. Vediamo qua dentro cosa c'è. Che c'era qui? Chissà, le cucine forse. Vedi, ci sono le piastrelle, quindi qui ci devono essere le cucine. Guarda, la finestra. Sti bidoni di plastica. Guarda qui, guarda. Vediamo di qua cosa c'è. Dentro, guarda che porta antica, oh, azzurra. Che antichità. Vedi, che sono sti bidoni? Qua si va giù, mamma mia. I sotterranei, ci sono i sotterranei. Che ci sarà nei sotterranei? Guarda lì, guarda che gechi! Guarda i gechi! Guarda che belli! Madonna, quanto sono grossi! Guarda quanti gechi! Bellissimi! Guarda quanti gechi! Quattro! È una famiglia di gechi! Vogliamo andare a vedere sotto che c'è. Vedi tu, vedi se c'è qualcosa. Guarda, hanno paura, vedi? I gechi hanno paura. Guarda lì, guarda. Vanno su, salgono sempre più su, salgono. Ciao, gechi! Che c'è qua sotto? C'è qualcosa di interessante? Andiamo a vedere. Eh? Ah, non c'è niente. Le stalle forse, vediamo. C'è niente? Vabbè, non c'è la stalla. Vabbè, non c'è niente di interessante. È tutta monnezza, però ci sono i gechi. Mamma che belli. Guarda lì, guarda. Ce n'è uno lì grosso, sotto grosso. Guarda che bello. E non ci sono zanzare, sì, perché i gechi si mangiano gli insetti. Qui che cosa c'era? Chissà cosa c'era qui. L'ascensore che c'era qui, boh. Vediamo qui. Sì,
Sti bidoni, chissà che servivano. Guarda, il contatore anni 50. Che antichità. Contatore anni 50. Qua ci stanno due bottiglie del V. C'è il V? C'è il V? Che vino è questo? No, William Lawson. E quello è vino saraceno. Qua c'è stato lo sfullato, secondo me. Qua c'è una sedia impagliata. Anni 60. Guarda. Il concime c'era qua dentro. Dentro sti bidoni. Guarda che murale sto. Mamma mia. Che capolavori. Vedi i concimi, cioè, lì c'è un tavolo vecchio, vedi, due tavolini vecchi. E questa è la masseria. Andiamo al piano di sopra. Andiamo a vedere sopra cosa c'è. Le scale sono accessibili, penso di sì. Ed abbastanza solide queste scale. Non c'è il corrimano, ma le scale sono solide. Ma non c'è niente sopra. Vediamo. No, no, c'è un altro piano. Vedi l'umidità lì, oh. È tutto verde. Verde di umidità. Mamma mia, che masseria. Qui hanno scritto Satan my Lord, save me, pray for me, lost soul, pray for my lost soul. Guarda, qui c'è un teschio, andiamo a vedere i cessi, va. Qua stavano i cessi, no, non ci stanno i cessi. Qui c'è un'altra stanza, vedi? Un'altra stanza qui vuota, totalmente vuota, non c'è niente. Pavimento anche pericolante. Vedi, qua ci hanno messo. No, qui c'era forse l'ascensore. Vedi un'altra stanza. Vedi le finestre lì al lato. Qua che c'è? Tutto è certo che sono tutti vuoti, è una masseria, c'è niente, e il pavimento è tutto diruccato. Qua c'era un ascensore, sì, infatti c'era un ascensore, vedi le porte tutte per terra, vedi interruttori anni 20, che antichità, hai visto? E vediamo qui, un'altra stanza, pure questa, vedi? Tutte cose vecchie, vedi? Qua il parquet non è che regge tanto, eh? Guarda, non c'è niente, sono praticamente vuote queste stanze. Andiamoci a vedere l'altro piano. Ah, è pericoloso. Guarda, è tutto diruccato lì sopra, hai visto? Tutto diruccato. Se puoi salire sopra. È pericolante. Sono caduti. Secondo me è tutto diruccato. Eh sì. Che bella quella famiglia di Jackie, bellissima. Vedete l'umidità, tutto verde qui. Guarda qua, è tutto diruccato. E qui c'è un'altra stanza. Le cose che parlavano, non so che cosa.
Vedi? Sì. C'è un pipistrello! C'è un pipistrello che vola! Guarda! È volato via, è volato fuori. Guardate che stanzone, oh. Qui sì, lavoravano. Era la masseria. Vedi? Qua c'erano i cessi. Sì. Guarda qui, guarda il lavandino e i cessi alla turca. Hai visto? Che cessi, oh. Cessi alla turca. Vediamo le altre stanze. E come quelle di sotto. Qua sono tutte cassette di legno per terra, vedi? Qua c'è una scala a chiocciola che porta su. Ma chissà, non ci sarà niente sotto. Qua mi appunto un insetto, un qualcosa, una zanzara, secondo me. Vedete? Qui è un coso con tutti dei ganci. Chissà cosa ci appendevano qui. Guarda, delle cassette per terra. Qui ci appendevano. Chissà che ci appendevano tutti i ganci. Ma... può essere. Guarda sta scala a chiocciola, che antichità. Mamma mia. Quella stanza lì c'ha la porta scassata. Qua. Un'altra stanza. Vedi? Qua c'è il contatore, oh. Il contatore. Anni 50. Vedi pure la presa del telefono, hai visto? Hai visto che antichità? Mamma mia! Questi anni 50 proprio, eh! Guarda, guarda lì, guarda! Sta crollando tutto! Sta crollando tutto! E qui c'era l'ascensore! Qui è scassato! Vedi? Allora, aspetta un attimo! Ti faccio vedere, no, quella è la stessa di prima che si entra pure di lì. Sì, sì. Che c'è? Pipistrelli. Pipistrelli? Guardalo un altro. Quanti! Quanti pipistrelli! Guardate! Guardate quanti pipistrelli! Chi è? Questo casino. Jesus watch you. Gesù ti guarda. Sì, sì, mi guarda, mi guarda. I cessi. Ma è qualcuno che è passato. Mamma mia, guardate qua. Tutto diruccato. Bisogna stare attenti qua perché. Scendiamo? Ecco qui la prima parte della masseria. È uno sfascio, guarda i pavimenti, oh. E tutto lo sfascio. Guarda lì, guarda. Ecco qua. Vedete? Qui da dove siamo entrati. Ecco qua. La porta, guarda, guarda il contatore, anni 50. Proseguiamo. Vabbè, questa è un'altra porta che dà, questo è l'edificio dove siamo stati, vedi, che abbiamo visitato. Sì, guardate quanto è grande, guardate, guarda la chiesa. Mamma mia, adesso entriamo nella chiesa.
Guarda che bella la chiesa, è antichissima, eh? C'è pure il rosone lì. Guarda qui si oblò, gli archi, guarda. È una masseria tipica pugliese. Andiamo dentro la chiesa, vediamo se c'è il parroco defunto. Chissà se c'è il parroco defunto. È permesso, parroco? Prete? Sei decesso? Guarda qui la chiesa. Guarda che bei vetri, guarda. Guarda qui, guarda. C'è una porta con l'angelo, con disegnato l'angelo. Sei decesso, parroco? Fa l'eco, vedi? Fa l'eco. L'acqua santiera c'è pure. Bella sta chiesa, eh? Peccato che non so, qua c'è il confessionario. Vedi? Dove si andavano a confessare. Vedi? Si andavano a confessare. Dimmi i tuoi peccati. Dimmi cosa hai peccato. Quelle di tutte le troie del paese che dicevano. C'è un giornale che risale al 1999, la Gazzetta del Mezzogiorno, 14 luglio 99. Vedi il confessionale, qua c'è un altro confessionale, vedi, dimmi i peccati che hai commesso, tutte le signore che tradivano i mariti che tradivano le mogli, vedi? E qua c'è l'acqua santiera dove si facevano il segno, pigliavano l'acqua qui e si facevano il segno della croce e pregavano. Hai visto che bella acqua santiera? Tenuto bene sta chiesa. E qui ci sono le panche dove si sedevano i fedeli. Guarda le panche. Un po' diruccata sopra. Però guarda lì che bello, guarda com'è fatta bella, guarda le vetrate. Qui ci sono le panche dei fedeli, guarda, e lì c'è l'altare del parroco. C'è pure una pianta, chissà che ci è venuto a portare sta pianta qui. Sento degli uccellini, sento degli uccellini, guarda l'altare, guarda, in vile. Il vile in vinile, ci hanno scritto. Guarda, ci hanno messo una pianta qui. Qua dietro che c'è? La cassa da morto, cioè. C'è la cassa da morto. Guarda la chiesa con rosone, guarda. Che bella sta chiesa. Mamma mia. C'è la cassa da morto qui? Il defunto? Il defunto defunto? Guarda qui, guarda. Che c'era? Il cesso del parroco. Il cesso del parroco. Guarda, il lavandino e il cesso. Il cesso del parroco. Guarda, la bara, una cassa da morto. E qua ci sono gli interruttori anni 50. Hai visto? Che antichità. Qui c'è un mobile tutto scassato. E lì una finestra. Mamma mia. Che antichità. Guarda qui, guarda. Qualche vecchia ci è venuta a mettere la pianta. Adesso faccio due foto alla chiesa e dopo riprendo il video. A tra poco. Eccoci qui, abbiamo visto anche la chiesa. Adesso qui ci sono delle abitazioni, vedete? Guarda qui, guarda. Adesso andiamo a visitare. Pericolo di crollo. Guarda qui. Qua sono tutte delle abitazioni che secondo me gli operai che lavoravano lì alla masseria abitavano qui in queste case. Qui c'è. Scusate, devo sospendere perché c'è un signore che è venuto qui a vedere e non lo so che cosa vuole, uno che non si fa i cazzi suoi. Sospendo un attimo, tra poco. Falso allarme, perché è una curiosità, la gente purtroppo qui non si fa i cazzi suoi
E intanto io entro dentro e vado a vedere. Guarda l'interruttore, guarda che porta antica. Secondo me ci vuole la torcia. Mi dovreste dare la torcia. Prendo un attimo la torcia. Dammi la torcia. È gente che non si fa i fatti suoi. Così purtroppo. C'è la luce, sì. Allora andiamo a vedere. Sì, vedete qui, no, vabbè, è sempre la porta che si entra da fuori, vedi, interruttore anni 50, qua c'è un materasso, ci sarà stato qualche sfullato, non aprire, c'è scritto qui, non aprire, e guarda qui, guarda, sono ancora quei signori? Non c'è la macchina. Vedete, questa è un'altra stanza, vedi? Lì c'è la lampadina, ma non c'è niente, è completamente vuota. La finestra, tutto vuoto. I pavimenti qua, pavimenti anni 60. Qui dentro, e guarda qui, guarda. Guarda che cuscini, e sono dei cuscini per terra. Una mensola, un mobile a mensola. Guarda, dei mobili vecchi lì, la finestra. Qua c'è un mobile della cucina, qui c'è il camino, hai visto il camino? C'è ancora la legna, qui c'è un mobile della cucina, vedi altri mobili vecchi, tutti scassati, c'è pure un frigorifero qua fuori, guardate, tutto arrugginito, hai visto? E qua invece, dentro quest'altra stanza, c'è la cucina, vedi? Qua c'era il balcone, si usciva fuori qua, vedi? Guarda, guarda la monnezza che c'è qui, vedi? E lì c'è il lavello della cucina, guarda. Che antichità! C'è pure una bottiglia qua, non si sa di che cosa. Comunque vedete tutto... Niente di che, vedi, uno scheletro di un frigorifero per terra. E questa è la prima casa. Questa è la prima casa. Allora, vedete qua, ho fatto vedere prima. Mamma mia. Non c'è niente più da vedere. Vedi? Non c'è niente più, andiamoci a vedere l'altra casa. Vedi? A tra poco, qua hanno scritto uomo di merda. E guarda qui, guarda. Qua. Vedi sta cosa qui? Sa che cazzo è? Usciamo di qui. Andiamoci a vedere quest'altro, quest'altra stanza qui, vedi, Marty e Joe, 4 agosto 2016, vedi, c'è niente qua dentro, qua c'erano tutti i lavandini forse, chissà che c'era, interruttore anni 50, c'è niente, non si capisce com'è il suo posto, andiamo qua. Qua dentro cosa c'è? Questa è un'altra casa, vedi? Un'altra casa. Vedi il camino? Il camino rosa, vedi? Hai visto che camino? Guarda l'umidità, guarda. Guarda l'umidità. Interruttore anni 50. Vediamo qua per terra cosa c'è. E qui è un'altra casa come quella lì, vedi? Vedi, una casa colonica, vedi qua scivolano fuori, vedi, c'era un terrazzino, qua dentro,
C'è un'altra stanza. Non c'è niente. Qui. Vediamo. C'è un'altra casa qui. Vedi? Mamma mia. Che antichità, il camino. Guarda il camino, guarda. Un mobile tutto vecchio. Vedi qua. Il tetto di Eternit che è crollato. Il tetto di Eternit, mamma mia, guarda qui, guarda, hai visto qua c'era la lampada, il camino, qua c'era un bagno, che è un bagno questo, guarda, c'è la finestrella e qua c'è il bagno, vedi, il cesso tutto scassato, vedi il lavandino tutto scassato, vedi le mattonelle color merda. Hai visto le mattonelle? Qua un'altra finestrella del bagno. Questi erano tutti dei mini appartamenti. Vedi? Guarda qui sta stanza. Guarda. E qui c'era forse la camera da letto. Chissà cosa c'era qui. Vedi che c'è ancora il materasso per terra. Mamma mia. Vedi, c'è un cesso pure. C'è un cesso. Che antichità, mamma mia. Vediamo di qua. Un'altra casa. Qua c'è la scarpa del defunto. La scarpa del defunto, del contadino. Guarda qui, guarda, la cassetta di plastica. Un giornale. Il camino, guarda il camino. Qui ci hanno fatto un murale, ci hanno disegnato una donna che sta seduta, che c'ha in mano una cosa, non si capisce che cazzo c'ha in mano. Bah. Vediamo qua. Vedi? Qua c'era la cucina. Hai visto? C'è il mobile della cucina, il coso dei piatti appeso. Vedi? Qui c'era il bagno. Qui c'era il bagno. E guarda, il cesso. Ci hanno disegnato pure un cuore. Qua c'era il lavandino che è tutto scassato, vedi? E lì c'era la doccia, vedi? C'è il piatto doccia, vedi? C'è ancora le lamette e una spazzola. Che antichità! E il bicchiere con lo spazzolino, vedi? Interruttori, questi sono anni 70, 70, 80. Qua invece c'è stato lo sfullato. Guarda i cosi per terra. Le coperte, i materassi, hai visto? La finestra, un nido. Ci sarà stato lo sfullato qui? Mamma mia, c'è pure la scarpa, vedi? Chissà se è la scarpa del contadino o è la scarpa dello sfullato. Ci sono delle bottiglie di birra lì per terra. Continuiamo. Vediamo quest'altra. Sono tutti urbex questi. Questa stanza non ha più pareti. Devono sempre venire a cagare il cazzo. Siamo fermati noi, tutti quanti qua. Guarda lì che hanno disegnato, quelli sulla scopa, vedi? La Befana. Vedi che hanno disegnato, guarda. Qui c'è il camino. Il camino, guarda, questa non è una casa, questo è un tugurio, non è una casa, infatti. E guarda lì l'albero da fuori, c'è ancora il residuo di una tenda, guarda, la donna sull'altalena, hai visto? Vedi, interruttori anni 20 che non ci sono più.
vita. Usciamo di qui. Abbiamo fatto un po' di gente. Non ho capito. Ah, sono venuti a vedere la chiesa. Sì, lo so. Andiamo a vedere qua dentro che c'è. La stalla, cos'è qui dentro? Guarda qui, guarda. Cos'è qui dentro? C'era la stalla qui. Hai visto che c'erano tutte queste cose appese? Ma guardate. Sì, sì. Era una stalla. O qui ci tenevano appesi i prosciutti, i salami. Vedi queste corde? Oppure stendevano i panni, non si capisce. E tutte queste cose, questi contenitori per la mozzarella. Questi sono i contenitori per la mozzarella, guarda. Di polistirolo per mettere la mozzarella dentro. Hai visto? Oh, abbiamo portato gente qui. Abbiamo portato gente a visitare questo posto magico. Vedete, sono venuti a visitare tante persone qui. Curiosi, sono venuti, vedete, a visitare. Adesso io stacco un attimo e poi vado a vedere l'altro lato. Ciao. Ciao amici, allora ho incontrato delle persone del posto e mi hanno detto che questa non è una semplice masseria, ma è un paesino abbandonato che si chiama Monteruga. È un borgo ormai disabitato da più di 30 anni, difatti la signora che mi aveva detto di questo posto non mi ha detto che si chiamava Monteruga, sennò io già sapevo che mi avevano già detto che c'è un paese che si chiama Monteruga che è abbandonato. E non lo sapevo, e quindi quelle, e questo spiega anche la presenza di una chiesa, perché una chiesa vicina a una masseria, quella forse era una fabbrica che abbiamo visitato prima. La chiesa vicino alla masseria mi sembrava un po' strana. Poi queste che vi ho fatto vedere poco fa sono delle abitazioni, piccole abitazioni. Adesso sta arrivando un'altra macchina, ci sono tanti turisti, vedete, e il posto è molto turistico. Tra un po' faremo anche l'aperitivo qui, perché sta arrivando un sacco di gente. Ecco, adesso noi ci andiamo a vedere quest'altra parte del borgo di Monteruga. E infatti ho visto le abitazioni. La signora non si è spiegata bene, perché mi aveva detto che era una masseria, ma non è una masseria, è un borgo. Allora vedete qui c'è un altro coso, un'altra stalla, non so che cos'era qui. Vedete, è solo una stanza, ma non c'è niente, vedi, ci sono i fili appesi. Ho acceso la torcia. Vedete, non c'è niente, questa è una stanza così. Vedi che lucchetto antico. Quindi questo paese è abbandonato dalla fine degli anni 90. Vedete, qui ci sono altre case, vedete. Altre abitazioni, piccole abitazioni, vedete, c'avevano tutto il camino, vedete il camino, lì c'è l'interruttore della luce, vedi, questa è proprio una piccolissima abitazione, guarda, qui c'è il giardino fuori, vedi. Avete visto gli alberi di ulivo? Qui coltivavano gli ulivi in questo paese. C'è tuttora la coltivazione degli ulivi. Ecco qua, vediamo di qua. Questa è un'altra vecchia casa. Andiamo a vedere dentro. Qua per terra ci sono un sacco di monnezza. Allora vediamo qua. Qui c'è il camino come al solito. Qui pure un'altra abitazione, vedete, col camino. Vediamoci prima, forse è connessa con l'altra. Vedi, questa è una stanza.
Monteruga. Vedete qui, vediamoci quest'altra stanza. Vedete, piccolissime queste case, davvero minuscole. Vedi, interruttori anni 20. Qui c'è il camino, questa è la porta. Andiamo a vedere di qua. Un'altra casa e un altro camino, ovviamente. Vedete? Un altro camino. Qui è dove sono andata prima. Qui c'è un'altra stanza, vedi? Queste erano comunicanti, era comunque la stessa casa di prima, comunicante. Anche qui, vedi la cassetta per terra. E qua c'è uno scheletro di un divano. E che antichità! Qui c'è pure un armadio, che antichità, guardate com'è antico questo armadio, e guarda lo scheletro del divano, mamma mia, qua dentro che c'è? Una pompa, vedi, guarda, una mensola al muro, per terra tutte le bottiglie, bottiglie di birra mi pare qui, sì, sono bottiglie di birra. La candeggina, vedi, un bidone, questa era la finestra, per terra c'è pure un materasso qui, che antichità, guardate, che cose antiche, anche qui. Ce n'è da vedere, eh? Anche qui un'altra casa. Vedete? Con il camino. Qui c'è una stanza. Lì c'era il lampadario. Qui c'è un altro camino. Vedete? Sono più o meno tutte simili. Qui ce n'è un'altra. Borgo abbandonato. Vedi, interruttore anni 50, la finestra. E qui c'è un'altra stanza, vedi, con la lampadina. È un chiodo enorme lì, guarda, guarda qui, guarda, mamma mia, lì c'è altre cose, c'è tanto da visitare, c'è tanto da visitare, un'altra casa, lì c'è una lucertola, lucertole e gechi non mancano, vedi? Qui c'è un attaccapanni antico, guarda che attaccapanni, e lì c'è il cesso, qua c'è pure il cesso, c'è il cesso, e guarda lì, guarda, il cesso e il bidet lì in fondo, guarda, cesso e bidet e lavandino, guarda che cunicolo, è un cunicolo, oh, mamma mia, e qui, qui dava fuori, vedi c'è un terrazzino fuori, guarda. Tramonto. Camino. Qui c'è un altro. C'è tanta paglia qui per terra. È piena di paglia, guardate,
Guardate qui, guardate. Guarda. Una caffetta, camino, pieno di paglia qui. Ecco. Facciamo il giro pieno di lucertole. Qui c'è un'altra casa. Qui c'è un'altra casa. Vedete il camino, interruttori, vedete dei residui di mobili, questa cosa c'è qui, la cucina, qua forse c'era la cucina, andiamo a vedere, la cucina, vedete, questa era la cucina, vedi con la finestra, vedi? La maniglia anni 50, guarda sta porta com'è antica, sta finestra. E qui c'è il cesso, qui c'è il cesso, c'è il cesso con la vasca da bagno pure. Vedete la vasca da bagno, il cesso quadrato, il bidet e il lavandino. C'è ancora un bagno a schiuma anni 80, malizia, vedi? Porta asciugamani. La porta tutta scassata. Allora, vediamo qui, qui dentro. Vedi, questa è un'altra casa. Guarda che umidità, guarda. Guarda la finestra. E questa... vedete, un'altra stanza, vedete, e qui c'è una stalla, invece. Guarda qui, guarda, il camino, qui c'era la cucina, avete visto qui le piastrelle, e qui il bagno. Il bagno col cesso e il bidet quadrato e la vasca da bagno, guarda quel boiler tutto arrugginito, guarda che antichità, il lavandino, mattonelle marrone color merda, anni 60, 50, 60 più o meno, pure gli interruttori anni 60. Vedete qui, vedete, qui per terra cosa c'è? C'è più niente. E beh, questa era l'ultima, questa era l'ultima. Proseguiamo. Andiamo a vedere, chissà qua dentro cosa c'è. Qua dentro... spaccio? Lì c'era lo spaccio, vedi? Vendevano i generi alimentari allora. Però c'era il bagno pure lì. Vedete com'è grande questo posto. E questo pure doveva essere un altro negozio. Questo pure doveva essere un altro negozio. Chissà. Un'officina forse, che puzza qua dentro. C'è un lavandino. Madonna, sta facendo i funghi con sto pantalone. Fa un caldo. Dopo andiamo a vedere pure di là che c'è. Vediamoci questo edificio qui. Chissà cosa c'è qui, andiamo a vedere. Per questo è tutto.
tutto aperto, perché è un paese abbandonato. Cosa c'era qui, chissà? Chissà cosa c'era qui. No. Sì, sono dei contenitori vuoti. Chissà cosa c'era qui. Ma non si capisce cosa c'era. Dei negozi, forse. Un'officina. Un'officina ci deve essere qui. Non lo so, non si sa. O una scuola, no. Una stalla. Può essere. Che antichità. Mamma mia. Che antichità. Monteruga. Qui c'è un'altra abitazione. Andiamo di qua. Chissà quello che cos'era. Andiamo di qua. Che c'era qui? Lì era un'officina, quella verde, sicuro. Qui altre abitazioni, vedi? Attenzione qua. Sei. Vedete altre abitazioni qui. Mamma mia. Queste sono tutte cose rurali, abitazioni. Vedete quanto è grande sto borgo. Andiamo a vedere questa abitazione qui. Vedi, c'è la ciotola del cane pure, per terra. E che antichità. Andiamo a vedere, va. Quante scale so? Ma chissà se questa è un'abitazione. Vai a vedere. Può darsi che non è l'abitazione. Che cos'è? Ma non c'è niente? Non è un'abitazione. Non ne vale la pena salire allora. Non ne vale la pena salire. Non è un'abitazione? Sono le stanze, ma sono tutte spoglie. Ah, ci sono le stanze. C'è pure una bottiglia del vino, della birra. Allora, vediamo un po'. Se scale non è che so proprio il massimo, Mamma mia. Un caldo perché io sto con i pantaloni invernali.
Mamma mia, è un'abitazione. Sì, sì, è un'abitazione. La scarpa, lo scarpone del contadino. Guarda qui il camino. Guarda che bel camino. Che antichità. Hai visto? Guarda qui, guarda. Qui c'è un'altra stanza. È messa proprio male. Vedi qua, vedi una parte dei pavimenti. Lì c'è il terrazzo. E qui c'è un'altra stanza, vedi? È messa male. Secondo me sì. Sì, sì. Lo volevano ristrutturare. Poi hanno lasciato tutto così, come al solito. Vediamo qui che c'è. Un'altra stanza. Sì, sì, lo volevano ristrutturare. Vedi le porte come sono antiche. E qui un'altra stanza, vedi? Lì si esce fuori, dove si va qui? Ma non si sa. Dobbiamo farci le scale un'altra volta, mamma mia. Il contatore anni 50. Guarda che antichità, vedi, come tutti i contatori che ti ho fatto vedere prima. Tutti anni 50. Mantieni un attimo sta luce. Noi ci dobbiamo fare scale. A tra poco, ragazzi, mi riposo un po' che devo fare scale. A tra poco. Ecco, c'è all'interno di un'altra casa. Mamma mia, che antichità. Guardate qui, guardate. Mamma mia. Guardate. Sono queste cose di legno che non so che cosa sono. Vedi? Questa è come una stalla. Vedi, c'è la paglia per terra qui, c'erano gli animali, vedi, era una stalla qui, vedi, queste sono tutte stalle qua, allora queste qua sono tutte stalle, vedi, vedi, c'è pure la gabbia degli uccelli, guarda, la gabbia degli uccellini, sono tutte stalle qui, fammi vedere, un camino, sì, la finestra, interruttori anni 1910. Qua sono tutte stalle, ragazzi. Possiamo andare. Andiamo a vedere. Chissà se c'è una scuola. Guarda quanti chiodi ho antichi appesi. Là c'è il contatore anni 50. Lì c'è una luce. E quelle sono tutte stalle, vedi? Qua sono tutte stalle. Avete visto? Andiamo a vedere fuori. Da lì se possiamo vedere qualche altra cosa. Fa un caldo bestiale. Mamma mia. I pali della luce, vedete? Chissà quei due cosi che erano. Vabbè, comunque facevano parte del paese. Questa era un'officina. Un'officina, un meccanico. Vedete? Vedete che officina.
C'ho ancora il giacchettino, vedi? Del meccanico. Vedete l'officina? Guardate qui, guardate. Mamma mia. Qua. Il retro. Vedete, il retro. Lì chissà cosa c'era di fronte lì. Questi due silos, questi erano due silos forse. E questa era un'abitazione, doveva essere un'abitazione qui. Andiamo a vedere. Vedi? Questo è un silos, vedi? Sono silos questi. Questa che è un'abitazione. Questa è un'abitazione, ecco, vedete? Guarda che divano antico! Che antichità! Guarda qui, guarda, un mobile vecchio. Sì, sì, è un'abitazione. Guarda qui, guarda, che antichità! Guarda. Sì. I divani, guarda qui, i divani di pelle. I divani di pelle. Il bagno. Questo no, non è un bagno, è una cucina. È una cucina questa. Sta lì il cesso, vedi? Il forno a legna. Questo è un forno. Forse era una pizzeria, un ristorante. Sì, perché c'è il gazebo, fuori c'avevano il gazebo. Ci sono quelle cose. Vedi, questa era una pizzeria. Perché fuori, sopra il tetto, c'avevano, vedi, c'è una padella antica. Sì, questo era un ristorante pizzeria. Vedi che c'aveva il gazebo sopra? Sì, ristorante pizzeria. Guardate. Adesso lo andiamo a visitare. Qua dentro che c'è? C'è il cazzo. I cessi forse. Sì. Sì, perché c'è il forno a legna, vedi? Il forno dove sono le pizze, vedi? Questa era la cucina, vedi? Con le piastrelle tutte decorate, vedi? È il forno a legna delle pizze, vedi? Qua i pavimenti, qua c'è il cesso, vedi? Qua c'è il cesso, vedi? Il cesso, il bidet, pure con i miscelatori, vedi? Miscelatori anni 70, vedi? Il mobile da bagno, c'è ancora la carta igienica, vedi qua, vedi? E qua invece è un deposito, una roba dove mettevano le varie cose. Andiamo al piano di sopra, vediamo. Andiamo al piano di sopra, vediamo prima qui, che non ho visto. Mi vedi? Il condizionatore, vedi? Vedi? Qui era una saletta dove... del ristorante, vedi? Guarda le lampade sopra, guarda, andiamo a vedere il piano di sopra. Hai visto? Guarda, le finestre sono anni 70. Si entra di qui, vedi il tetto di Eternit, hai visto? Che antichità! Qua c'era il faro, vedi? Vedi sopra c'era un gazebo dove bisogna farsi un po' di scale, vabbè, facciamoci queste scale.
Facciamoci quest'altra sodata. Vedi, l'interruttore non è molto vecchio. Sarà anni 80. L'altro bagno, un altro bagno, e la doccia, vedi, il cesso, il bidet e il lavandino, e due bottiglie d'acqua, le Yemenens. Guarda che porta antica, guarda i pavimenti, un altro forno per le pizze. Lampadario anni 60. Qua c'era la cucina, vedi? Guarda qui, oh, guarda che c'è, che mobile. No, questa non è un mobile, questa è la cucina economica, la cucina a legna. Questa è la cucina a legna. Guarda qui, guarda. I lampadari. Guarda che lampadario antico! Guarda la finestra! Interruttori sono anni 50. Le maniglie delle porte anni 50. Pure il pavimento. E questo è il terrazzo dove c'è, dove si mettevano fuori a mangiare, vedi? Guarda il terrazzo, vedi? Qua c'era il gazebo, vedi? Intorno, intorno. Vedi? Che bello. Andiamo a vedere. Guarda. Queste sono le case che abbiamo visto prima. Guarda. E questo era il terrazzo dove mangiavano, vedi? Qua c'era il gazebo. Sta facendo buio, speriamo di riuscire a vedere qualche altra cosa. Se no devo ritornarci qui per fare la seconda parte. Di questo paese abbandonato, Monteruga. Vedete? Ecco qui il ristorante. Eccoci qua. Intanto le persone forse sono andate via. Quest'altro edificio non si sa che cos'è. Boh. Diamoci un'occhiata. Di qua? Forse era una scuola. Quello è il ristorante. C'è pure una sedia, eh? Non poteva essere una scuola questa. Vedi le sedie? C'è una pentola pure per terra. Oppure era un'altra abitazione. Vedi, c'è un sacco di sedie. Lì.
Che cos'era? Si fa tutte le lettere. Garva. Non si capisce. Non si capisce. Siamo un po' stanchi. Andiamoci a vedere. Guarda qui che tavolo antico. Guarda che tavolo. Che antichità. Che tavolo antico, rotondo. Guarda sta sedia. Questo che è? Che è sta roba? Guarda qui che antichità. Vediamo qui che c'è. Qui dietro. Che c'è qui? Guarda. Guarda che frigorifero. Questi anni 50. Frigorifero Fides. Hai visto che antichità di frigorifero? Anni 50, guarda com'era dentro, guarda, verde, pure la porta anni 50, qui che c'era qui? Non c'è niente, e qui questa porta con queste vetrate, cos'era qui? La cucina. Qua non c'è niente, qua sono delle cose di ferro, di un letto forse. Tetto di Eternit. Il lavandino, un lavabo qui per lavare i panni. Cose del letto. Cose del letto sono quelle. Abbiamo visto bene dentro? Andiamo ad andare a fare un altro giro? O ci torniamo qui? Forse meglio di no. Vediamo un po', facciamo il giro. Ci sono ancora tante cose da vedere. Frigorifero antico. Lo vedete da quest'altra parte che non ho visto prima. Quest'altra stanza qui. Lì c'è il bagno. Vedi? Un'altra stanza qui. Vedi tutti i mobili vecchi, una cassetta, frigorifero. E qua pure c'è un'altra stanza. Lì c'è il bagno, vedi? C'è il bagno lì. Il paese fantasma di Monteruga. Adesso noi ce ne andiamo, che ci siamo fatti 6 ore di mare. Siamo un po' stanchi, è tardi, sta facendo buio perché adesso purtroppo fa buio prima. Però torneremo sicuramente a fare la seconda parte del video. Oggi già ho fatto un'ora abbondante di video, ho fatto vedere tante cose, tutte le abitazioni. Tra l'altro rimane poco da vedere, rimane solo sto lato qui e quel lato lì. Che abbiamo visto quasi tutto, ci rimane veramente poco da vedere. Abbiamo visto la chiesa, abbiamo visto quella fabbrica all'inizio che sembrava fosse la masseria, ma non era la masseria. Ecco, abbiamo visto tutto, tutta quella parte qui. Ci rimane solo questo lato qui da vedere, che sicuramente faremo. A presto, dal paese fantasma di Monteruga, provincia di Lecce, è tutto. Alla prossima esplorazione. Ciao!